Bentornati in questo nuovo video di Nutrizione Consapevole. Oggi parleremo di miracoli, ma più nello specifico che miracoli, parleremo di cibi miracolosi, quindi tutti quegli alimenti che anche da soli ci permettono di restare in forma, dimagrire. Qui infatti sotto ai miei occhi Eli mi ha portato un sacco di cibi miracolosi. Io già rido. Sì, già ride perché sa benissimo che purtroppo non è così. E infatti questo video ci servirà per sfatare tutti i falsi miti sull'alimentazione e quindi capire che non esistono assolutamente cibi miracolosi. Ad esempio, Katia, ti ho portato due alimenti che, se noi andiamo a curiosare un po' nel web, vengono definiti come miracolosi. Oh. L'ananas e il tè. Ostia, che vediamo. Sono questi due alimenti famosissimi proprio per il dimagrimento veloce. Quindi basterebbe bere tantissimo tè e mangiare tantissima ananas e perdiamo peso. Purtroppo questo non è vero. È vero che sono alimenti con delle proprietà benefiche, quindi come ogni alimento, e ci tengo tantissimo a sottolinearlo, ogni alimento presenta delle sostanze, delle molecole buone per il nostro corpo, più o meno buone, quindi in base a quello che ci serve poi per il nostro fabbisogno e per reintegrare il nostro equilibrio corporeo. In modo particolare l'ananas presenta all'interno la bromelina, che è una sostanza che, come abbiamo visto anche in altri video, aiuta la digestione proteica, quindi ci può facilitare la digestione e farci sentire un po' meno appesantiti durante il pasto. Quindi in associazione con le proteine va benissimo e presenta anche altre proprietà, quelle di migliorare e ridurre un po' di ritenzione idrica, quindi gli scambi cellulari. Quindi effettivamente una base di verità c'è. Sempre, però è normale che la concentrazione di bromelina che dovremmo assumere dovrebbe essere altissima. Una valanga di bromelina dovremmo assumere. Quindi di conseguenza una grande quantità di ananas e di conseguenza capiamo benissimo che se noi iniziamo a mangiare 20 ananas tutto il giorno per arrivare alla concentrazione di bromelina giusta, poi ci sono altri nutrienti che vanno a modificare il nostro peso corporeo, come ad esempio gli zuccheri presenti. Non serve Einstein, cioè. Esatto, qualsiasi tipo di frutta presenta anche acqua, minerali, ma anche zuccheri. Quindi eccedere nella quantità di frutta perché ha delle piccole molecole miracolose, definite così, o comunque benefiche, e porta poi un disequilibrio in un altro verso, quindi ad esempio nella glicemia. Quindi ricordiamoci sempre di assumerla con moderazione. Per quanto riguarda il tè, invece, ecco, vediamo il tè. Il tè verde. Il tè verde è un grandissimo antiossidante, e ci permette, ci facilita l'introduzione di liquidi, quindi se la vogliamo utilizzare per bere di più, soprattutto nei periodi invernali dove molti fanno fatica a bere, e va benissimo. Presenta delle sostanze, come dicevo, antiossidanti e dei minerali, e quindi va a contrastare tutto quello che potrebbe essere lo stress ossidativo. Però ricordiamoci che presenta anche la teina, quindi delle sostanze eccitanti che stimolano il sistema nervoso e di conseguenza se iniziamo a bere 1-2 litri di infuso di tè al giorno è come prendere tanti caffè. Esatto. Così ci ritroviamo, ragazzi. Quindi ricordiamoci sempre di mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro. Esatto. Quindi va benissimo introdurlo in un'alimentazione sana anche per facilitare l'assunzione di acqua, ma sempre con moderazione. E nel momento in cui siamo soggetti già un pochino tesi e molto suscettibili a teina e caffeina, che sono sostanze eccitanti, prendiamo dei tè deteinati. Ah, ok, perfetto. C'è anche questa opzione, variante, esatto. Quindi molto utile. Altrimenti saremo iperstimolati. Ok, quindi se io vado al ristorante non mi prendo il tiramisù al tè verde. Assolutamente no. Perfetto. In quel caso non funziona proprio. Va bene, no, perché magari uno dice, no, so che fa perdere peso, tirami sul tè verde, ha meno calorie, magari mi fa anche perdere peso. No. Ricordiamoci sempre di controllare tutti i nutrienti e tutte le sostanze presenti in quell'alimento. Poi magari tiramisù è un dolce. È un dolce, quindi. Però uno dice, vabbè, il tè verde fa dimagrire, io ne bevo un litro. E che non è vero, naturalmente, che fa dimagrire, l'abbiamo detto, però ci metto magari 2-3 cucchiai di zucchero, quindi oppure alla fine il miele, perché il miele. Ecco, un altro alimento che fa benissimo e anch'esso presenta comunque delle sostanze antibatteriche, antisettiche, quindi anche quando abbiamo mal di gola, quando abbiamo gli stati influenzali, troviamo la scusa per mettere il miele ovunque.
proprio perché magari abbiamo, no? Siamo male, esatto, quindi coccoliamoci con il miele, però il miele è uno zucchero, quindi in modo particolare è costituito soprattutto da zuccheri semplici, quindi evitiamolo in grandi quantità. Perfetto. Quindi inseriamolo, ma con moderazione, come tutto. Quindi il secondo falso mito comprende un sacco di cose, vero Eli, tutte queste cose? Esatto. Io ho comprato, Eli mi ha detto, vai a comprare le bacche miracolose, quindi bacche di goji e tutto quanto. Io ne ho trovate un sacco, allora ho trovato bacche di goji, poi me lo sono segnata là, adesso leggo, mirtilli rossi, che sono questi qua, l'uva di Corinto, che io non l'avevo mai mangiata, e questa qua piccolina è fantastica, e le more di gelso, che sono queste qua, che sono fantastiche. Alcune hanno anche il picciolino ancora, si mangia tutto, ci ho provato, si va giù, che è una meraviglia. E quindi, poi ci sono i semi di chia, sì. Mi ha detto comprami le alghe e comprami il vino. Il vino, devo confessare, noi qui non beviamo vino, l'ho rubato a mio padre. Andiamo. Andiamo, perfetto. Non a caso le ho consigliato di comprare tutti i frutti rossi. Perché? Perché i frutti rossi, soprattutto i mirtilli, che sono importantissimi e favoriscono la microcircolazione periferica, quindi danno salute ai nostri capillari e migliorano anche le vie urinarie, quindi hanno queste sostanze, le antocianine, che ci aiutano appunto in queste funzioni fisiologiche. E le bacche di goji, che negli ultimi anni a mio avviso sono hanno spopolato sono e hanno anche un prezzo, ragazzi, assurdo, cioè queste cose qui costano tantissimo, infatti ho preso il mix dove c'era dentro tutto che si risparmia e sono state molto elogiate come alimenti benefici. Mm-mm. Quindi c'era addirittura uno spot una volta per cui se si mangiavano tot grammi di bacche di goji al giorno avevamo risolto la panacea del mondo. Sì? Quindi avevamo risolto tutti i mali. Dove devo firmare? Esatto. Naturalmente, sempre nello stesso discorso, ci sono tantissime sostanze benefiche, tra cui tantissimi minerali, tantissime vitamine, anche del complesso C, quindi vitamina C, complesso B, e vitamine A, zinco, calcio, quindi tutti quei minerali che ci servono all'interno di una corretta alimentazione, ma dobbiamo anche ricordarci che, essendo frutti rossi, possono interferire anche ad esempio con delle terapie farmacologiche. Ah, ok, utilissimo. Quindi ad esempio su persone che hanno problemi cardiaci, quindi hanno terapie come la cardiospirina o altri tipi di farmaci, il Coumadin, sono degli interferenti, quindi non ne dobbiamo abusare. Ah, quindi ricordiamoci sempre che le sostanze benefiche per uno non è detto che siano per l'altro. Esatto, quindi sì. Ricordiamoci sempre che sono molecole. Mm-mm. E quindi interagiscono nel nostro corpo. I semi di chia, mm-hmm, invece, anch'essi molto ricchi di minerali, migliorano il transito intestinale. Quindi in tutti quei soggetti che hanno un transito un po' rallentato, quindi la stitichezza, tendono a avere gonfiore, possiamo inserirli in buona moderazione. Comunque un cucchiaino di semi anche nello yogurt, sì, oppure nel pane, quindi prendiamo già un pane con dei semi, ci può aiutare nel transito intestinale. Cosa che però non va bene per tutti coloro che hanno già una regolarità o comunque hanno un transito molto accelerato per altre motivazioni o hanno patologie come i diverticoli. Ah, quindi okay, in quel caso i semi vanno assolutissimamente eliminati, così come la fibra va assunta con moderazione e solo alcuni tipi di fibra. Oh, quindi in questi casi non apriamo internet pensando che siano benefici, perché dobbiamo sempre considerare la nostra situazione attuale. Le alghe che le queste alghe le uso che per preparare le zuppe. Esatto, che si usano molto per preparare le zuppe oppure per preparare degli alimenti un pochino esotici, orientali, mettiamola così. Quindi quelle ricettine sfiziose che non sono quotidiane nella nostra alimentazione o comunque non di tutti, ma che ogni tanto sono ci va di inserire. Le alghe presentano tantissimo iodio, che è importantissimo per la corretta funzione della nostra tiroide. Queste alghe, oltre a essere molto ricche di iodio, presentano anche grandi concentrazioni di clorofilla, che è ottima perché è una molecola molto simile all'emoglobina e quindi migliora l'ossigenazione del sangue. Okay. Anche in questo caso però stiamo attenti, perché essendoci una grande concentrazione di iodio, come in tutti gli alimenti che provengono dal mare, quindi anche nei pesci,
dobbiamo controllare sempre la nostra funzionalità tiroidea, quindi se ci sono delle problematiche alla tiroide, ad esempio un ipertiroidismo, dobbiamo utilizzarle con molta moderazione. Ecco, vedi, utilissimo anche questo. Quindi da questo gruppo abbiamo capito che è importantissimo, non come diceva giustamente Ellie, aprire internet, ok, quell'alimento è miracoloso, mi fa bene per questo, questo e questo, però la mia situazione qual è? Soffro di quella problematica oppure soffro magari di stitichezza oppure vado troppo in bagno oppure sto facendo una terapia farmacologica, quindi è utile anche chiedere magari anche al medico in questo caso insomma un suo parere. Controlliamo sempre sia nelle indicazioni del farmaco sia al medico se abusando di alcuni alimenti ci potrebbero essere interferenze o anche nella nostra salute stessa, quindi esatto. Ci informiamo e soprattutto ricordiamo che non dobbiamo eccedere nella quantità, perché per quanto riguarda in modo particolare i semi e le bacche disidratate sono comunque dei frutti disidratati, quindi privati della parte di acqua, quindi sono più calorici rispetto al frutto fresco. Esatto. E quindi anche qua il livello di nutrienti è più alto e quindi anche di zuccheri. Eh sì, e poi è facile mangiare come se fossero patatine, e diciamo. Poi, esatto. Allora, è vero che è meglio sgranocchiare sì, un esatto. po' di uva di Corinto piuttosto che la patatina, però anche in questo caso ricordiamoci che non hanno potere calorico zero. Nullo, anzi abbastanza alto rispetto a un frutto fresco e ci saziano meno e quindi di conseguenza dobbiamo tenere sotto controllo la quantità. Esatto. In quest'ultimo gruppo il vino come spesso abbiamo detto si parla di resveratrol, si parla di questa sostanza antiossidante con un alto potere antiossidante e va benissimo, è presente nel vino così come nell'uva eccetera, però all'interno abbiamo alcol, quindi ricordiamo sempre la complessità dell'alimento. In questo caso la concentrazione di alcol è molto più alta rispetto a quella di resveratrolo e l'alcol è una sostanza tossica per il nostro corpo, quindi un adulto che può metabolizzarlo, io ricordo sempre dai 18 anni in poi riusciamo a metabolizzare meglio l'alcol, prima evitiamolo assolutamente. Capito? un piccolo consiglio per gli adolescenti. Dopo lo possiamo metabolizzare senza eccedere nella quantità, perché nel momento in cui noi già inseriamo un paio di bicchieri al giorno, 2-3 bicchieri a pasto magari, quella concentrazione di alcol sarebbe così tossica da crearci un po' di problemi. Prima di tutto a livello del sistema nervoso, quindi vediamo che iniziamo a perdere un po' la cognizione. Il lume della ragione. Il lume della ragione. E, oltre naturalmente alla prospettiva e tutto, quindi un rallentamento di tutti i nostri sensi. Hai detto 2-3 bicchieri, tanto io quando ne bevo, dico mamma, quando vado dai miei, mamma mi dai un dito di vino? Esatto, però ci sono persone che sono abituate ad assumerlo durante il pasto, quindi ricordiamo che un bicchiere non succede nulla, è sempre una sostanza tossica, ma il nostro corpo riesce ad eliminarla. Quando esageriamo nella quantità, l'alcol prevale sul resveratrolo. Sì, l'effetto sì. benefico in questo caso si annulla. Quindi credo di aver capito a malincuore, ragazzi, sto pensando quello che pensate voi. Finora non abbiamo trovato nessun alimento miracoloso, ma noi siamo insistenti, andiamo avanti. Allora, pane e pasta. Questi sono miracolosi, si sa. Sono miracolosi sicuramente per il nostro umore, perché presentano questo aminoacido, il triptofano, che poi aumenta i livelli di serotonina. Quindi, se non è un miracolo questo. Esatto, questo forse è l'unico miracolo scientifico che abbiamo, pane e pasta migliorano l'umore. Non era quello che si sarebbero aspettati da questo video, però esatto. Ragazzi, questa è la realtà. Perché abbiamo pasta e pane? Naturalmente perché è un altro falso mito, quindi ci permette di spiegare un altro falso mito. Molti credono che inserire pane e pasta faccia ingrassare. Questo è un falso mito al contrario. Questo è un falso mito al contrario, nel senso che prima cosa che andiamo ad eliminare, se facciamo il fai da te, pane, pasta, carboidrati in genere, quindi alziamo la quota proteica e di grassi. Invece in questo video vogliamo proprio spiegare che non sono i carboidrati a farci ingrassare, ma l'eccesso come qualsiasi tipo di nutriente. Quindi questo spesso lo ricordiamo, ma in questo lo definiamo un po' meglio. Questo perché? Perché è vero che il carboidrato, quindi le molecole di cui sono composti, pane, pasta, riso, hanno un valore energetico molto alto. Però allo stesso tempo, se noi riusciamo a bilanciarle nel nostro piano nutrizionale e quindi in associazione con gli altri nutrienti,
Questi non ci porteranno poi ad un aumento di peso. Inoltre ricordiamoci anche di inserirli nelle giuste, non solo nelle giuste quantità, ma anche nel giusto momento, quindi prima di fare sport o dopo aver fatto sport, dove il nostro corpo, il nostro metabolismo è più attivo e di conseguenza riusciamo a smaltirli meglio. In questo caso va benissimo inserirli, anzi ricordiamo che se si fa sport il carboidrato va inserito, certo, proprio per ripristinare quelle che sono le nostre riserve di zuccheri, quindi il glicogeno. Quindi mi raccomando, altrimenti andiamo ad utilizzare muscolo e quindi non abbiamo crescita muscolare e anche la prestazione fisica può risultare un pochino più scadente, esatto, perché non esatto. abbiamo energia. No, non abbiamo materiale per spingere. Non abbiamo carburante. Carburante, quindi, perché molti dicono, ah, io voglio un pochino, no, di muscoli, quindi mangio tante proteine, ma no. Senza carboidrati, ragazzi, non si andrà da nessuna parte, perché questo che servono solo le proteine è forse uno dei miti che riguarda lo sport più grande. Esatto. E l'importante è proprio il bilanciamento. Mm-mm. Inoltre, per evitare l'aumento di peso, sicuramente scegliere cereali integrali è l'ideale, quindi abbiamo un indice glicemico più basso dell'alimento, manteniamo la nostra glicemia più stabile, questo lo ripetiamo sempre 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 perché è davvero un punto importante. Inoltre inserire carboidrati integrali ci permette di avere una maggiore quantità di fibre, quindi maggiore sazietà, e in quel caso riusciamo a ridurre la porzione, quindi creare una porzione più idonea per le nostre esigenze e fabbisogni nutrizionali. Perfetto, ora io ho una domanda. Sì. Mi capita spesso a ragazzi che vengono da me, ultimamente c'è stata un'amica mia che mi ha detto: sì, ma Katia, i carboidrati la sera, no, vero? Spieghiamo un po' questa cosa dei carboidrati la sera, che sono il diavolo assoluto. Esatto, è questo vero, è un no? altro falso mito. Allora, anche a me capita di sentire il carboidrato, assolutamente no, la sera. Dipende dal nostro fabbisogno, dipende da come lo assumiamo durante la giornata, quindi la ripartizione, e soprattutto dipende dalle nostre esigenze. Quindi spesso e volentieri mi capita di dover inserire nei piani nutrizionali il carboidrato la sera, proprio per migliorare il sonno, il riposo, perché comunque sono alimenti che facilitano il riposo e che ci danno un senso anche di benessere, come abbiamo detto aumentano la serotonina, quindi ci danno maggiore tranquillità. Quindi in tutte quelle persone un pochino stressate, un pochino sovraccaricate anche dai pensieri lavorativi, dallo stress lavorativo in generale o da altri stimoli che comunque tendono ad agitare, il carboidrato serale può essere un ottimo mezzo. Poi naturalmente va gestita la quantità del nutriente nell'intera giornata, quindi se ne mangio già tanti al mattino e a pranzo, la sera posso ridurli e quindi esatto. o anche non inserirli se sono già arrivato al mio fabbisogno. Ricordiamoci sempre di modularli anche in risposta all'attività fisica e al nostro fabbisogno energetico. Faccio un esempio: se una persona dorme fino alle 11 della mattina e non fa sport, sicuramente la quantità di carboidrato si riduce. Se una persona invece si sveglia molto presto, esatto, mettiamo anche le 6:30 di mattina, e deve affrontare tutta la giornata, dovrò partire già dalla mattina con una buona quota di carboidrato e quindi magari la sera posso andare ad abbassare la quantità di carboidrato. Esatto. Però queste condizioni sono sempre molto soggettive e quindi non facciamo mai di testa nostra, cerchiamo di capire quali sono le nostre vere esigenze e rivolgiamoci a un professionista. Quindi finalmente abbiamo capito che non è tanto la sera o a pranzo o alle 6, tipo le ho mangiate alle 6, no, io le ho mangiate alle 8, io non le ho mangiate, no, è a fine giornata quante calorie hai assunto di più di quelle che ti servono? Ingrassi, di meno dimagrisci. Se hai assunto, per dire, sei sovrappeso, ti servono per essere sovrappeso 2200 calorie, ne hai assunte 2200, continuerai a essere sovrappeso, il nostro peso non si modifica. Esatto, indipendentemente se hai mangiato la pasta la sera o l'hai mangiata a pranzo, cioè il totale calorico è eccessivo. Poi come dicevamo, in prossimità dello sport l'ideale è comunque inserirli, perché in quel caso riusciamo a metabolizzarli in modo molto più veloce. Vedo la fine. Ultimo gruppo alimentare, riso e quinoa. Questi cosa rappresentano? Allora, questi rappresentano i gluten free, quindi ostia, tutti quegli alimenti senza glutine. Un altro falso mito è proprio quello di eliminare
non solo pane e pasta, ma anche tutti gli alimenti che hanno glutine. Eh sì. Così come se il glutine fosse un po' la peste nera. Perché io voglio dimagrire, quindi elimino non solo la pasta, a me che me frega, anche proprio tutti gli alimenti con il glutine. Esatto, tutti faccio gli bene? Alimenti con il glutine non faccio bene, perché? Perché fondamentalmente il glutine è la quota proteica del frumento, quindi del grano, e va eliminato solo esclusivamente in tutti quei soggetti che hanno sensibilità al glutine o celiachia, quindi proprio intolleranza. Quindi l'assunzione di queste proteine crea un'alterazione del sistema immunitario e quindi una patologia, e quindi in quel caso va assolutamente eliminato. E anzi, fortunatamente oggi in commercio ci sono un sacco di prodotti gluten free, quindi è proprio facile trovarli. E per tutti gli altri che invece sono tolleranti al glutine, non ha senso eliminarlo. Quindi riso e quinoa sono due alimenti che possiamo inserire nel nostro piano quotidiano alimentare, e possiamo anche inserirli perché diamo varietà e variabilità di nutrienti. Quindi stesso discorso di prima, che cosa c'è in quell'alimento, che sostanza? Sicuramente nella quinoa ci sono minerali e vitamine diverse rispetto a quelli della pasta. Certo. Quindi l'alternanza e la variabilità sono fondamentali in un'alimentazione corretta. Però non focalizziamoci sul fatto che non hanno glutine, quindi non è il glutine che ci fa ingrassare, anche perché se noi di riso e di quinoa ne mangiamo il doppio di quello di cui abbiamo bisogno, comunque prendiamo peso. È lo stesso discorso di prima, dobbiamo comunque bilanciare sempre il nostro fabbisogno calorico in base al dispendio. Quindi a malincuore, ragazzi, vi dobbiamo dire che gli alimenti miracolosi che ci fanno dimagrire non ci sono, mi dispiace. Quindi tutto il fumo che vi viene venduto magari, non so, in televisione, nei giornali, su internet, che vi raccontano panzane, ecco, sappiate che purtroppo io vorrei fosse così, anche Ellie, no, Ellie non vorrebbe, perché sennò al suo lavoro a cosa servirebbe? No, allora io sono sempre per un'alimentazione che porta benessere, quindi sono molto convinta che tutti i nutrienti e ogni alimento ha delle proprietà benefiche, e anzi cerchiamoli, scopriamoli, inseriamoli nella nostra alimentazione, però con la convinzione e la consapevolezza soprattutto che non siano miracolosi, ma che nel lungo termine, in piccole concentrazioni quotidiane, possono aiutarci. Quindi, Katia, abbiamo capito che non dobbiamo abusare di nessun alimento, ma inserirli costantemente nella nostra alimentazione. Quindi basta scorpacciate di bacche di goji. Vabbè, e questa è la verità, ragazzi. Spero che questo video vi sia stato utile. Un bacione, e noi adesso però ce ne mangiamo una, sì, vero? Sì, una ce la concediamo. Ciao, ragazzi. Ciao. Migliorano l'epitelio basale, non è molto comprensibile, capito? Mi andava un attimo così. Poi immagino la mia faccia quando dice epitelio. No, migliorano.